E a proposito di nave, di navi dei veleni, non è solo un problema del Tirreno cosentino, c'è preoccupazione anche tra la popolazione dello Ionio Regino, mentre sulla reale entità dell'imbarcazione ritrovata a Cetraro da più parti vengono sollevati dubbi e perplessità. Potrebbe non essere la Kunski. Antonio Lopez. Già, potrebbe non essere il relitto della Kunski, quello ritrovato negli abissi al largo di Cetraro. Le navi si assomigliano un po' tutte, soprattutto se sono danneggiate e deteriorate dalla salinità del mare. A sollevare l'ultimo interrogativo è stato il procuratore di Catanzaro, Vincenzo Lombardo, sconfessando in qualche modo le certezze e le rivelazioni del pentito Francesco Fonti. Incertezze palesate anche dal procuratore di Paola, Bruno Giordano, che ha curato la prima parte dell'inchiesta. Secondo Giordano ci sarebbero diversità tra le foto ed i filmati analizzati durante le indagini, pur se resta il fatto che questa nave sta in un posto dove non dovrebbe stare e che all'interno della stiva ci sono dei fusti che non si sa cosa contengono. Ma la priorità, come confermato dall'assessore regionale all'ambiente Silvio Greco, rimane quella di conoscere la natura del carico a bordo del relitto ed il rapido avvio della bonifica dei fondali. Un problema sollevato anche dalle comunità dello Ionio Regino, perché due mercantili, forse due navi a perdere, così come vengono chiamate, carichi di rifiuti tossici, sarebbero state affondate anche nel tratto di mare al largo di Capo Spartivento. Mercoledì, nella zona, un consiglio straordinario congiunto degli 11 comuni dell'area grecanica per sollecitare interventi urgenti.